Benvenuti in questa nuova puntata di Chi vuole essere milionario? Ok, ciao ragazzi. Siamo qua alla pump track di... Dì il nome che non riesco a dirlo. Milano. No? Questa sera siamo alla pump track di... Quigliano. La accendiamo? Accendiamola. È la tua domanda definitiva? La butto lì, sì, sì. Bene, siamo esattamente a Quigliano, come dice lui. Provincia di Savona. Qua bene, abbiamo già avuto... Cap, non lo so, abbiamo già avuto delle esperienze la scorsa settimana. Non so se si vede, però qua ci abbiamo già tastato il terreno. E... dopo il vlog qua, attenzione. Allora, stasera gireremo in pump track perché per un rider di mountain bike è necessario essere un rider completo, che sappia sia girare in discesa che in piano con le gobbe. Proveremo dei manual, dei doppi. Dei doppi impossibili. Di più no. Sì, 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 stasera gasatissimo. E poi a fine serata ci divertiremo un po' con qualche giochetto di magia erotico. Ma partiamo subito a intervistare i nostri ospiti di questa sera. Qua l'atleta di punta cosa ci racconta, cara la favolina? Siete appassionati. Parla più. Lei cosa dice? Cosa devo dire? Devi farmi venire in mente qualcosa di simpatico, se no no. Bello. Qua abbiamo un ragazzino. Lei è un appassionato? Prodigio. È un appassionato? Appena iniziato. Però dai, con un secondo posto all'italiano, roba indecente. Ma cosa sei qua a fare, scusa? Per andare a mangiare al Mac dopo. Ah, ottimo. Tu anche vai al Mac? Piuttosto di andare al Mac, io digiuno per un mese intero. Sì, è solo perché hai fatto il post con la dieta e no, tutto. No, sì. Come cazzo fate a mangiare al McDonald's che non sa di un cazzo il panino? Anzi, un panino grande così ti riempie come una cena di polenta d'aragna. Ma abbiamo un altro contendente di questa serata, no, attenzione! Fate fare figuracci, va per favore. Qual è la tua dote primaria? Non ne ho, purtroppo non ne ho di doti. Ma qua abbiamo l'unico che lavora al pump track, lo scopone. È lui o non è lui? Hoppala! Che agilità, signore. Cosa fai, mi scoppio sui piedi? Sì, ovvio. Allora? Lui sì che è un vero vlogger. Camera in testa e via a registrare. Come? Ah, questo è un chiaro segno per i suoi contendenti al campionato di enduro, eh. Già stanco. Freschissimo. E tre. Commenti? Oh, migliora il ragazzo già rispetto alla settimana scorsa. Se si fa un allenamento costante si possono migliorare, vedere dei... Oh ragazzi, è morto, Pesenti è morto, quest'anno arriva ultimo. Miglioramenti netti da una settimana con l'altra, se usate la costanza. Caraccio. L'importante è fare quello che si dichiara. Non fare la figura dei... Qui abbiamo delle storie di vlogger iperprofessionisti. Intervistano altri atleti. Partito. Sono un uomo di parola io. Quello che dico faccio. Molto, molto, molto. Adesso non lo fai. Che stile, signori.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bacino. Bacino. 2, 1, 2, 3. Primo ingresso gratuito, vai. Come me. 1, 2, 3, 4. No, devi fare. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ma mi spieghi questa similitudine, Pancrazio? Come mai abbiamo un adesivo Fox e un adesivo Manitou? Mi risolva questa similitudine. Che bella! Qua c'è il lupo, zio! Dai, ma qui è il lupo! Può andare a Politi adesso? Ma da puttana! Così gratis! Andiamo via tu! Che bello! Quindi cos'è che ha dichiarato? Che faccio un, due, tre salti in padella. Un, due, tre salti in padella? Sì, il quarto non mi viene buono. Il quarto viene da sé. Ah, quindi devo fare il doppio video. Il signore ti ha dato due mani, le usi. Arriva Lollo! Oh, ma ogni volta che ti faccio il video sbagli. Adesso al primo tentativo lo faccio. Neanche col video a sorpresa riesco a farglielo fare. Fai schifo. Ma è solo sì, sacco. Sì, ho capito. Bello Lollo. Spostatevi plebei. Attenzione, cello on front, come spinge! Quel salto lì mi piace, cello! Chiamato anche Colosseo. Dopo una giornata così in pump è distrutto. È dura, ragazzi. Cello.
Questi sono messaggi per la stagione 2020 di enduro, ragazzi. Tremate, mi sto spaccando la schiena adesso a febbraio per essere più forte ad aprile, marzo, giugno. Per Natale aprile, ci siamo. Giugno e settembre. Ciao ragazzi, alla prossima.